Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, questo video è un video dedicato a voi abbonati al canale, solo per voi. Siete ancora pochi, ma intanto grazie a tutti, ad ognuno di voi. Ragazzi, in questo video vi spoilerò il mio progetto sul fotovoltaico. E allora, vi aggiornerò sui miei acquisti, sulle collaborazioni e sulle offerte a voi riservate nel corso dei mesi in avanti. E allora, ho acquistato circa una settimana fa la cavetteria per l'impianto fotovoltaico. Cavetteria, ragazzi, che la vedrete tra una trentina di giorni. Oggi come oggi tutto costa molto di più. Avevo cercato qualche negozio in Italia, qualche rivenditore italiano, ma ragazzi, vogliono troppi soldi e non conviene. Sotto in descrizione ti lascio il link dove ho acquistato, su AliExpress ovviamente. Ho acquistato anche gli inverter, a dire la verità, quella è una collaborazione con un'azienda cinese, produttore dei appunto inverter. Producono inverter di varietà, di varia grandezza, di varia potenza, 3 kW, 3,5 kW, 5 kW, 6 kW, 7 kW, 10 kW. Ragazzi, sono bestie inverter grandi così e appunto sono stupendi. Il modello che ho preso io, ragazzi, sono due per ogni impianto. Da 5.000 watt, 5,5 kW massimali circa 6 kW, 7 kW di picco. Sono quelli che ti lascio sotto, neri con la parte bassa tutta arancione. Ti lascio anche qualche foto qui per quanto riguarda la spedizione. Mi sono fatto mandare dall'azienda qualche foto prima di avviare la spedizione e da loro stessi ho preso anche i cavi che ti metto anche la foto. Sono dei cordoni da circa 12 metri con i ganci per i pannelli. Ganci questi qui. Allora, ragazzi, il progetto iniziale del mio impianto fotovoltaico era 15 di questi pannelli che sono, ragazzi, da 360 watt. 15 pannelli sono la bellezza di 5.800, perciò 5,8 circa kilowattora, 15 pezzi. Ora sto valutando se andare, ragazzi, a cambiarli, questi venderli e prendere un modello più grosso in potenza, per esempio i 450 watt. Perché, ragazzi? Perché con circa lo stesso ingombro quelli mi danno wattaggio in più. Wattaggio in più vuol dire, ragazzi, più potenza utile. Se questi mi danno 5 kW e 8, lì posso anche arrivare a 7 kW e 8, sempre 15 pannelli. Sai come c'è una bella differenza. Poi prossimamente andremo anche a prendere le batterie. Batterie, sto valutando vari fornitori. Vediamo se riesco a organizzarmi con qualcuno per avviare una sorta di anche collaborazione, per avere anche degli sconti per voi. Punto LiFePO 4, batterie LiFePO 4 da credo 280 amperora. Costano. Perché costano, è anche quello un bell'investimento. Tieni presente che non servono solo le batterie, ma servirà anche il BMS, che anche quello costa. Servirà anche il bilanciatore passivo, che costicchia anche quello. Serviranno i cavi di potenza, belli grossi, cordoni, belli grossi, che andranno poi agli inverter. Il mio impianto, come ti ho detto, monterà due inverter, ok? Due inverter parallelati. Questo vuol dire che
sono parallelati sia in uscita a 230 volt che in ricarica 230 volt, 248 volt, sbagliato. Sì, perché il pacco batterie sarà un 48 volt, un life più 4. Questo sta a significare, ragazzi, che io nel mio appartamento avrò a disposizione un picco massimo di circa 11 kW. A voglia fare. Perché anche, ragazzi? Perché io ho come progetto per il futuro anche l'acquisto di un'auto elettrica che andrò a caricare con l'impianto solare. Per tutto questo servirà potenza e perciò un bel impianto fotovoltaico, un bel inverter. Sono due, perciò si dividono anche le potenze, perciò lavorano entrambi in maniera soft, non vanno sotto sforzo. Questo mi permetterà, ragazzi, anche di allungare la vita utile degli inverter. Mi costeranno di più, ovviamente, però per un impianto ben dimensionato è sempre meglio abbondare, ok? E l'inverter è un modello ibrido che fa sia da regolatore di carica, cioè caricherà le batterie, e anche da trasformazione della tensione continua dei pannelli e delle batterie in corrente alternata. Niente, se sei anche tu interessato ai pannelli, ricordati la nostra collaborazione con il fornitore, lo sponsor dei video. Ti ringrazio ancora per essere abbonato al canale. Per voi riserverò ogni tanto qualche video speciale in più. C'è anche qualche abbonato, esterno dall'Italia, sempre Unione Europea. Ci sono dei francesi, ci sono dei tedeschi, c'è qualche svizzero e vi saluto a tutti e vi ringrazio a tutti per il sostegno. Ragazzi, il vostro sostegno economico per me è importantissimo, perché per mandare avanti il canale, non va avanti con l'aria. È normale che le bollette si pagheranno con e si pagano con gli euro, e per me i vostri euro sono tanto tanto importanti, ma non solo per fine a se stesso, ragazzi. Per me è una soddisfazione perché vuol dire che il mio lavoro, la mia persona vi piace e siete stati liberi di scegliere se abbonarvi o meno al mio canale. Vi ricordo anche i corsi Webinar Battery Maker e Power Wall Maker. Ciao ragazzi, grazie ancora e al prossimo video!